Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Andiamo avanti con la nostra scalata infinita con Vanni Maciaria Returns contro Rams che ha 1950. Quindi iniziano ad essere giocatori comunque buoni. Cos'è F4 qua? Cosa significa F4? Ok, F4. Questa è una mossa davvero molto particolare. Molto, molto, molto particolare. Penso che ci siano più modi per affrontarla, ma forse il più indicato è cercare di entrare in una sorta di Grunfeld in cui F4 c'entra poco. Anche Benoni ci potrebbe stare così. Non riesco proprio a capire. Intanto fianchettiamo l'alfiere perché tanto E4 per ora non è una minaccia perché è in presa. E vediamo cosa deciderà di fare. Se fare cavallo C3 o cavallo F3. Immagino. Poi questo giocatore sembra il classico pieno di sorprese. Quindi non so, magari ha preso. Non so cosa volesse fare. Voleva fare cavallo F3 e gli è sfuggita F4. È dura comunque, eh? È dura. Cavallo F3, arrocchiamo. E giochiamo D5. Una specie di Grunfeld con F4 in cui veramente non capisco. Ok. Quindi giochiamo proprio questa cosa. E 5, non l'ho mai vista, non l'ho mai vista giocata così, sembra un'idea strana, ma boh, magari ho sbagliato, non lo so. Non so niente. Sviluppiamo l'alfiere di qua. Tutto ad un tratto dopo i 5 sto peggio. Com'è possibile? Vabbè, prendiamocela col pedone di 4, dai. Alfiere G4. Dopodiché lui giocherà, vabbè, una mossa random, tipo alfiere 2 o alfiere da qualche parte, anche alfiere 3. Mangiamo qua. Forse donna A5 anche qui è interessante. Ah, ecco, donna A5. Donna A5 mi piace perché minaccia C3. Se fa donna D2, che è la mossa più naturale qua, posso mangiare in F3 provocando sta cosa. Lui gioca donna D3. Quindi non solo mi lascia indebolirgli la struttura molto, ma non schioda neanche il pedone, quindi posso mangiare in D4, costringendolo a mangiare o di alfiere o di regina, e questa è una debolezza permanente. Cavallo C6. Re F2. Vabbè. Torre di 8, centralizziamo i pezzi e qualcosa di buono succederà. E c'è qualcuno che ogni tanto nei commenti mi fa notare il fatto che ogni tanto dico regina invece che donna. Lo faccio soltanto per farvi arrabbiare. Ok, donna E4, a questo punto posso mangiare qui, tipo presa presa, donna D2 scacco e mangiarmi D4, no? Quindi posso già rubarmi un pedone in questo modo ignobile. Su donna E2 perde anche la torre, quindi meglio parlare di alfiere, ma dopo torre per D4 sembra già un mini disastro la posizione del bianco. Però torre per D4 mangia in B7. Bene o male, sopravvive. Vabbè, dai. Non voglio cambiare le donne subito. Su donna per B7, torre di D8. E su torre di 1. Ah, non è 3. Continua a sorprendermi con effetti speciali. Per H6, andiamo ad attaccare le altre debolezze che il nostro avversario si è gentilmente creato. Quelle sulla colonna F. E dopo mangiamo questo. Mangiamo questo. Mangiamo tutto. Ma posso mangiare alfiere F4? Perché c'è questo alfiere sotto. Ok, entriamo in questo finale di torri con due pedoni abbondanti di vantaggio. Una torre già in settima, la posizione
che dovrebbe vincersi da sola se gli scacchi fossero un gioco serio. Chiamo così, il terzo pedone sta per cadere. No, lui decide di prendersi matto con astuzia. Il nero muove e vince. No, dai, ancora non ci siamo, ancora non siamo a quel punto. Se viene in G5 c'è matto in una, con torre G2. Ah no, può scappare qua. Vabbè, dopo re G7 era finita. Mangiamo il terzo pedone, perdiamo di questo e poi andiamo a mangiarci qui. Vabbè, in qualche modo si vince sta roba, dai, adesso non... Non c'è tanto da discutere qui, penso. Torre C3, torre F5, un po' alla volta, E6, re G7, di qua, di là. Questo lo teniamo per scrupolo. Sì, ma dai, facciamo B5, giusto per sicurezza. Ma tanto, giocherà torre B7, torre F5, presa. Scacco qua, scacco qua. E ci mangiamo questo. Sì, dai. Questo sembra il modo migliore di... Il modo più sicuro di vincere. Ah, torre B4. Torre F5. Questo adesso è indifendibile. E rischio di non perdere neanche B5 in questa variante. Torre B3 mangio con questa torre. E perde... Ok, si entra in un finale con 5 pedoni di vantaggio, quasi. Cacco sportivo di qua. Ora mangiamo questo. Mangiamo questo. Siamo pronti a giocare torre H3. Niente. Non molla... Non molla mai. Ok. Ora... 3 pedoni sono abbastanza per vincere questo finale. Mettiamola così. F5 e ora questo è libero di sognare. Questo. Mettiamoci con re. Bello al sicuro in G5. Scacco. Mettiamo la torre di qua. E avanziamoli tutti. Un po' alla volta. Non ci vuole questa grande scienza, per vincere sta posizione. Ok, infatti siamo arrivati all'abbandono. Facciamo la seconda partita di oggi contro un thailandese. No, non è mai la bandiera della Thailandia questa. È tipo una bandiera Thailandia. Quindi gioca la Pirc. Sulla Pirc oggi giochiamo l'attacco austriaco con F4, cavallo F3. E vediamo cosa succede qui. Vaghi ricordi di questa linea. C'è anche una linea di patta qui, se non ricordo male. Tipo scacco. E5. Non ricordo niente. Va bene, allora. Il nostro avversario è ancora abbastanza debole, quindi si può giocare una E6 volante. E6 volante. Non lo so, famolo strano. E6 sembra intrigante perché dopo questo c'è cavallo G5. Attacco lui, attacco lui. Sembra fantastica questa posizione per me. Può arroccare. No, non può arroccare perché perde il cavallo. Cavallo per E6 è molto grave, eh. Non è un po' grave. È molto grave. Ah, forse è proprio la linea di patta questa. Perché se dona per G4 la mangia qua, mangia qua, mangia qua e recupera. Ah, era tipo cavallo per E6... Alfiere per B5, cavallo per D8, alfiere F2, re D2, alfiere 3, re 1, alfiere F2, ok. Questa deve essere la linea di patta. Vabbè, mi spiego un po' meglio. Su cavallo per E6, lui può non difendere la donna e mangiare questo. E se io mangio la donna, a quel punto lui ha l'alfiere in B5.
ricordiamo sto dettaglio, su alfiere F2 unica mossa re di 2 e alfiere 3 re 1. Dovrebbe essere questa proprio la linea. Il punto è, posso veramente fare dell'altro io? Mangiare qua? Come ci sembra sta cosa? Un casino. Let's do it. Dai, donna per G4. Niente patta contro Hansmoke Beats. Ok. Bel nick. Qui mangiamo di cavallo. Di donna. Sembrano buone entrambe. Vabbè, mangiamo di donna. Sulla fiducia. Probabilmente sto un po' peggio qua. Perché se la linea era... fai patta e sii contento. Probabilmente se il bianco non lo fa dovrebbe stare un po' peggio. Ma sto saltando a conclusioni proprio a caso sulla linea. Quindi non prendetemi in parola. Questo sembra strano, no? Perché mi permette donna F7. Però scacco, lui dice va in C8 ed è fresco come una rosa. Sarà. C4 la facciamo. Così almeno arrocchiamo, la donna in F7 difende. Siamo un po' più tranquilli. Poi se va in C6 il cavallo non ha grandi case in cui uscire, quindi lo teniamo un po' incastrato. Se va in A6, che succe? Magari una alfiere B2, parkour, torre E8. Scacco. Cavallo G7. Un po' senza idee qua, Recuperiamo un po' di tempo. E a sto point magari arrocco e gioco F5. Tanto soltanto un pedone in meno, ma lui è tutto incastrato qua. Non penso di star peggio qui. Torre H8. Sognavo qualcosa di questo tipo. Semplicemente sposto il cavallo, non so bene dove, tipo in F5. Attacco la torre di scoperta. Quindi ok, torre 8 arrocchiamo. Cavallo C6, magari sarà la sua mossa. Sulla quale recuperiamo un altro paio di secondini preziosi. Centralizziamo sta torre e prepariamoci a fare F5. Qual è il piano del nero qua? Cavallo D4, ok, ma cavallo D4 lascia i 7 in presa, no? Disastro, ce lo mangiamo, ci mangiamo tutto. It's over. Donna C6, cavallo E6. Questo scacco. Vediamo se c'è di meglio, ma scacco dovrebbe essere ok. Su re B8. Su re B8, mangiamo la donna. Rimangiamo la donna. Minacciando donna C7 in... due, tre salse diverse. Vediamo se può parare il matto, ma... no, non può parare il matto. È arrivata l'ufficialità con il suo abbandono. Ok, per oggi ci fermiamo qua. Due partite così un po' frizzantine. La partita di prima con F4 mi ha ancora lasciato... un vuoto dentro, ma non penso che sia una grande scelta overall. È tutto per questo video, ci vediamo domani, mi raccomando iscrivetevi al canale, se volete rinnovare l'abbonamento a chess.com fatelo tramite i nostri link qua sotto,
E fate i bravi, ci vediamo domani. Ciao a tutti, ragazzi.